L'alchimia ha guidato l'uomo attraverso i secoli. Fu il fondamento della scienza moderna, unendo fisica, chimica, medicina e non per ultima l'arte. Sono poche le cose al mondo che racchiudono così tanto fascino quanto l'alchimia. Sarà che questa dottrina, questa filosofia si perde nella notte dei tempi, o perché ci sono tante leggende o dicerie in merito. Quel che è certo è che tutti vogliamo saperne di più. Del resto, l'alchimia si fonde indissolubilmente con la cultura e l'evoluzione dell'uomo. E nel corso del tempo ha continuato a mutare e rigenerarsi, a far mutare e rigenerare. La maggior parte degli ordini religiosi del Medioevo e del Rinascimento consideravano l'alchimia come l'arte dello Spirito Santo o l'arte reale della creazione divina del mondo e dell'uomo. I seguaci dell'alchimia la consideravano sostanzialmente di due tipi: l'alchimia spirituale, legata proprio all'illuminazione, al progredire dell'animo e della coscienza, a raffinare se stessi rispetto al mondo, e l'alchimia in laboratorio o via dei filosofi, che era la purificazione di elementi poco nobili in elementi nobili, come ad esempio l'oro o l'argento. Nel XVI secolo, Venezia pullulava di autentici alchimisti. Il sapere alchemico, anche se di difficile accesso, non era precluso alle donne. La simbologia alchemica, infatti, era permeata di femminilità e le alchimiste diedero un fondamentale contributo alla scienza del passato e del presente. Esplorarono le proprietà curative delle piante, fabbricarono medicamenti, balsami e profumi. Non tutti usarono l'alchimia in modo corretto. Ad esempio, Giuseppe Marini, nel suo libro Tesoro alchimistico del 1664, disse che aveva adoperato l'alchimia per scopi materiali e, per colpa di questo, aveva perso tutti gli amici e i parenti. Tutti coloro che usavano l'alchimia in modo non corretto non erano alchimisti, erano solo dei ciarlatani. Il Socinianesimo nasce come dottrina religiosa grazie a Lelio e Fausto Sozzini nel 1500 e si basa sull'interpretazione razionale delle scritture e dice che la vita va vissuta grazie ai doni di Dio, che sono la ragione, l'amore, la coscienza, il libero arbitrio e l'esempio di Cristo. È facile intuire come vennero subito presi di mira dall'Inquisizione e non solo per le loro posizioni eretiche. Ad esempio Cornelio fu più volte processato anche perché esperto conoscitore dell'alchimia e alla fine giustiziato, così come il suo amico e compagno di studi Claude Bannière, alias Textor, alchimista savoiardo
giustiziato per annegamento nel canale degli orfani vicino all'isola di Santo Spirito. Amico del Palladio e del Veronese, Iseppo da Porto, nobile vicentino del 1500, fu uno dei tanti nobili che accolse il calvinismo grazie a Fulvio Pellegrino Morato, conosciuto poi per il suo famoso libro sul significato dei colori. Umanista, arguto e istruito, il Morato non fu forse alchimista di nome, ma sicuramente lo fu nello spirito. E durante tutta la sua vita si contornò di noti importanti alchimisti. Siamo in una delle due stanze del piano terra, cioè del piano della Nigredo, della Casa dell'Alchimista, che è un edificio costruito nel Cinquecento da un alchimista perché ce lo dice la facciata. Questa è la casa come si presentava nel 1930. Sulla chiave di volta dell'arco centrale abbiamo una testa scolpita e sullo sfondo una conchiglia. La testa scolpita è quella di Mercurio e la conchiglia è il simbolo di San Giacomo di Compostela, che è il protettore, guarda caso, degli alchimisti. Nella parte centrale della casa abbiamo queste sculture. Quello che è rimasto di questi bassorilievi scolpiti sulla pietra rossa del Nevegal, che stanno a simboleggiare l'albero della vita e le viti. Un importante simbolo alchemico lo troviamo anche sopra la finestra centrale dell'ultimo piano della Rubedo. Questa testa è la testa dell'alchimia. Oltre a questa ce ne sono due laterali. Ecco, questo è il simbolismo più importante che si può osservare nella facciata. In questa sovrapposizione di immagine abbiamo i riferimenti per quello che rimane, che spiegano quello che è rimasto purtroppo poco delle originali sculture che stavano sotto alle finestre del piano dell'Albedo. Qui vediamo il grappolo d'uva e dall'altra parte il grappolo d'uva, qui Ermete, il dio messaggero, e Mercurio con nelle due mani i due caducei.
siamo nel secondo piano, che corrisponde alla seconda fase della trasmutazione, il piano bianco, il piano dell'albedo. E in questo secondo livello, nell'alchimia, avviene il processo di pulizia, pulizia del piombo per farlo diventare oro e pulizia del nostro animo per far emergere quello che noi abbiamo di più bello da valorizzare socialmente e umanamente. Infatti gli alchimisti cercavano l'elisir di lunga vita, ma lavoravano su un doppio binario, la pulizia del mondo e la pulizia dalle malattie. Quindi fuggivano, cercavano di eliminare la miseria attraverso l'oro e l'argento e quindi la realizzazione dell'opera. L'opera però più importante è la pulizia che dobbiamo fare dentro di noi nella ricerca e nello studio costante. E quello che rimane come messaggio universale. Bisogna cercare di ripulirci da tutto quello che non ci serve e che riteniamo superfluo a favore del mantenimento dentro di noi e dello sviluppo delle nostre grandi, enormi capacità. Siamo al terzo piano, al piano della Rubedo, dove l'opera si è compiuta. E qui in questo piano abbiamo questa meravigliosa riproduzione dello Splendor Soli, dove c'è tutta la simbologia alchemica. L'uomo che funge da canalizzatore dell'energia cosmica, un profondo legame tra il cosmo e la terra. Attraverso i segni zodiacali noi riusciamo a capire che corrisponde a un organo specifico del nostro corpo e che corrisponde a sua volta a dei metalli. Quindi c'è una corrispondenza, secondo gli alchimisti, una corrispondenza tra il cielo e la terra, e l'uomo e la natura è a metà e funge proprio da catalizzatore di questa energia cosmica che tutti quanti noi abbiamo. In Veneto c'è un'altra casa chiamata dell'Alchimista, stavolta in provincia di Treviso, precisamente a Castagnole. È ancora possibile osservarne le fattezze con il grande edificio circolare che conteneva l'Atanor. Nel centro storico di Treviso, delle strane incisioni tradiscono l'esistenza di un altro alchimista o aspirante tale.
costruito tra il 1611 e il 1617, è attribuito all'architetto Baldassarre Longhena. Questo palazzo possiede alcuni curiosi bassorilievi alchemici. Appena sopra l'ingresso del palazzo, una testa coronata di donna è la tradizionale rappresentazione dell'alchimia nella sua forma umana. Il primo bassorilievo mostra un re con una corona di fiamme contornato da due personaggi poggiati su due pellicani, sopra i quali si notano il sole e la luna. Nel linguaggio alchemico, il re rappresenta l'oro filosofico. Sul bassorilievo più a destra, un personaggio di sesso indefinito è accovacciato e tiene un arbusto in ciascuna mano. L'uomo simboleggia l'ermafrodita ed evoca la perfezione umana risultante dalla sintesi del mercurio e dello zolfo, rappresentati dalle lucertole ai lati. Più in alto vediamo il bassorilievo di un angelo che in ogni mano tiene un mazzo di spighe becchettato da due uccelli che assomigliano a fenici. L'angelo simboleggia la sublimazione o l'ascensione del principio di evaporazione alchemica, e gli uccelli che becchettano le spighe alludono alla grazia divina della carità. Altri simboli alchemici, come il gioco della tria, li troviamo al Fontego dei Tedeschi e su di un lato della Scuola Grande di San Rocco. Il Sogno di Polifilo è un romanzo allegorico molto importante. È considerato il libro alchemico per eccellenza. È in parte scritto, in parte disegnato, e dal suo contenuto traggono ispirazione ad esempio i Giardini Boboli di Firenze e la Basilica della Salute a Venezia. È stato pubblicato nel 1499 ed è il romanzo ermetico a chiave più complesso del mondo. Non si sa bene chi possa aver scritto questo romanzo, anche se leggendo fra le righe è possibile capire che lo scrittore, o ipotizzare che lo scrittore sia Francesco Colonna. Il romanzo racconta la storia d'amore tra Polifilo e Lucrezia, ma realmente vuole raccontare la storia di un filosofo alla ricerca della spiritualità. La Basilica Santa Maria della Salute, qui a Venezia, è un luogo dove possiamo trovare molte simbologie alchemiche. Fatta costruire per ringraziare la Vergine Maria per aver allontanato la peste del 1630, sembra che il disegno sia ispirato al Tempio di Venere, che troviamo nell'opera Ipnerotomachia Polifili. Fu progettata dall'architetto Baldassarre Longhena. Non sappiamo praticamente nulla del Longhena, non c'è neppure un certificato di battesimo. Sappiamo però che il padre Melchisedec sembra fosse di origine ebraica. In questa chiesa alchimia e cabala si fondono. Ad esempio ricorrono due numeri molto importanti per la cabala, l'8 e l'11. La chiesa è lunga 121 piedi, 11 per 11, è larga 88 piedi, 8 per 11. Questa chiesa è il tramite fra l'uomo e Dio.
Le influenze dei vari ordini o società segrete nel mondo moderno sono molte e spesso davvero ben celate. Come un motto dei Templari in un campanile a forma di obelisco. Il particolare sagrato di una chiesa. Oppure una chiesa in un paesino del Trevigiano. I Cavalieri Templari se ne sono andati lasciando tantissimi punti interrogativi sulla loro natura, sulle loro opere e funzioni. I Cavalieri Templari erano monaci e, dal nome stesso, cavalieri. Quindi in loro coesistevano due nature, una natura fisica, erano dei guerrieri, e una natura spirituale. Ed è per questo che abbracciavano qualsiasi scienza, ma anche filosofia che incontravano nei luoghi dove andavano a combattere. Ecco che hanno fatto loro filosofie islamiche, arti sciamaniche e anche l'alchimia, utilizzata come pretesto per giustificare il tanto oro accumulato. La nascita del movimento Rosa Croce, ufficialmente data ai manifesti pubblicati tra il 1614 e il 1616, la Fama Fraternitas, la Confessio Fraternitas e le Nozze Chimiche di Christian Rosenkranz. Probabilmente il movimento rosacrociano esisteva anche prima, sicuramente nell'Inghilterra elisabettiana. E molti ritengono che Shakespeare fosse appunto un rosacroce, sicuramente si manifestò appunto tra 1614 e 1616 con questi tre manifesti che crearono in Europa un grande subbuglio. Proponevano, attraverso anche un discorso alchemico, una nuova libera chiesa, una nuova chiesa spirituale per via iniziatica e anche un nuovo mondo, e avevano dunque, nascondevano anche una proposta politica. Tant'è che il più noto medico alchimista e rosacrociano fu appunto Paracelso, che attraverso la sua rivoluzione alchemica proponeva proprio anche una rivoluzione politica. Tra l'aprile del 1665 e l'ottobre del 1666, Federico Gualdi, mago alchimista e rosacroce, gestì ad Agordo le miniere di Valle Imperina della famiglia Crotta e ne curò poi gli interessi anche a Venezia. Della famiglia Crotta, della ricchezza della famiglia Crotta, fu Francesco, di origine lombarde, che nel 1614 riuscì anche a entrare nel Consiglio della Comunità.
Alla sua morte i figli Giuseppe e Giovanni Antonio presero in mano le redini dell'azienda mineraria familiare. Giuseppe se ne andò ad Agordo, mentre Giovanni Antonio rimase e sposò Andreana. Il 2 settembre 1654 Giovanni Antonio fu ucciso in un agguato. Fu subito sospettato il fratello Giuseppe e il 10 novembre seguente Venezia emise contro di lui una sentenza di condanna. Federico Gualdi investì parecchi denari nelle miniere agordine e prestò probabilmente parecchi soldi anche ad Andreana, vedova di Giovanni Antonio, salvando le condizioni economiche della famiglia. E tanto che Andreana si sentì in dovere di promettergli in moglie la giovanissima figlia Isidora. Il matrimonio però non ebbe mai luogo. Rimane il mistero della comparsa ad Agordo di Federico Gualdi alla morte di Giovanni Antonio. Certo che Andreana Crotta mise nelle sue mani la sorte dell'intero patrimonio della famiglia. Federico Gualdi giunse ad Agordo su espressa richiesta di Andreana Crotta o in cerca di lavoro e di fortuna. Non si sa. È sicuro però che conosceva bene il lavoro nelle miniere e difatti data agli anni agordini la sua scoperta di un metodo innovativo nella estrazione del rame per via secca. Quando fallì il progetto matrimoniale con Isidora Crotta, i rapporti tra la famiglia Gordina e Federico Gualdi si fecero molto difficili. Federico Gualdi lasciò le montagne bellunesi e scese a Venezia, dove si stabilì e dove fondò la sua setta rosacrociana con l'aiuto di Francesco Maria Santinelli, e la sua setta rosacrociana fu frequentata anche da Marcantonio Castagna, che era fautore, il principale fautore della riforma mineraria veneziana e della nascita dell'azienda di Stato delle miniere della Valle Imperina. Anche Castelfranco non è esente da influenze alchemiche. Basti pensare al suo personaggio più illustre e famoso, il Giorgione. Anche il Giorgione ha inserito all'interno delle sue opere delle chiare simbologie alchemiche, come ad esempio la tempesta. Molto giovane, il Giorgione fu un pittore unico nel suo genere. Basti pensare alla Madonna col Bambino che troviamo all'interno del Duomo di Castelfranco. Questa tela è l'unica a carattere sacro dipinta dal Giorgione e questa è una cosa assai rara. Altra cosa interessante è la frase riportata su questa tela, una frase che al momento non c'è più perché è stata tolta da un folle restauro, e questa frase era una dedica per la sua amata Cecilia.
mondo che ci circonda è vasto e complicato. Quando studiamo la storia, la vera storia, non esiste un bianco o un nero, non esiste un vinto o un vincitore, un cattivo o un buono. Tutto si interseca, tutto non è così schematico come pensiamo. È sempre affascinante scoprire come ideologie, filosofie e tradizioni abbiano influito sui pensieri, sulle scienze e sull'arte dell'essere umano nel corso di tutta la sua storia. Ma soprattutto, quando studiamo, quando andiamo a fondo, scopriamo anche nuovi perché.